Andiamo adesso in Australia, dove troviamo Mariangela Stagnitti in collegamento da Brisbane. Ciao Mariangela! Ciao Angie, Mike, Luigi e Pauline, un caro saluto da Brisbane, Queensland, Australia. Sono Mariangela Stagnitti, la fondatrice dell'Italian Business Women's Network. Prima di tutto vi do il mio grazie che mi avete invitato a parlare su questo soggetto del 8 marzo. Mariangela, tu sei la presidente dell'Italian Business Women. Di cosa si tratta esattamente? L'Italian Business Women's Network l'ho creato per essere un ponte tra il passato, il presente e il futuro. Il passato, le donne che hanno emigrato negli anni 50, 60, 70, magari prima, lasciando l'Italia e arrivare nelle poste come Australia, America, eccetera, eccetera. Il presente, io, la figlia di una donna che è emigrato dalla Sicilia negli anni 50. Il futuro, le donne, le ragazze che arrivano non solo in Australia, ma il mondo, che lasciano l'Italia per creare il loro futuro all'estero. Mariangela, sappiamo che hai organizzato un grande evento. Di che si tratta? L'Italian Business Women's Network doveva celebrare una giornata insieme con quasi 300 donne. Ma purtroppo qui a Brisbane quest'ultima settimana abbiamo avuto 5 giorni di pioggia e di alluvione, perciò ho dovuto annullare ieri. Ma comunque si celebrerà in aprile e festeggiamo meglio e più grande. Mariangela, l'8 marzo è la giornata internazionale della donna. Vorremmo una tua riflessione sul tema. L'8 marzo è per me una data molto importante, perché non solo che dobbiamo celebrare la donna si deve celebrare ogni giorno, non solo l'8 marzo. L'8 marzo è una giornata molto significante nel mondo, ma l'8 marzo non deve essere soltanto il giorno in quale si celebra noi, le donne. La donna si deve celebrare, si deve onorare ogni giorno. Una mamma, una nonna, una maestra, una CEO, magari una bambina di un anno. Noi siamo donne e dobbiamo rimanere donne uniti, ispirare e connettare il passato, il futuro e il presente insieme. Un saluto da tutti noi di Patrimonio TV. Mike, Pauline, Angie e Luigi, vi mando un forte abbraccio, spero di vedervi presto. Un bacio da Brisbane, grazie.